La notte della luce, luci, suoni, teatro e danza in una notte di preghiera dedicata a San Gerardo Majella. Mettetevi comodi e godetevi il film della sesta edizione della Notte della Luce. Magister Scimus, quia ferax es, et via Dei in veritate noces. È appena terminata la celebrazione della Santa Messa qui nel santuario di Capodigiano. Alle mie spalle tanti fedeli pronti ad incamminarsi in questa lunga processione nella Via Lucis, che si snoderà per le vie della città fino a toccare i luoghi che hanno caratterizzato la vita di San Gerardo Majella, in particolare il Borgo Pianello, dove ci sono altri luoghi che vi mostreremo nel nostro film della Notte della Luce, come la chiesa di Santa Maria della Neve, la casa Natia. Dunque un lungo percorso ricco di fede e devozione in onore di San Gerardo Majella. Il nostro film continua. Il 6 aprile 1726, in questa casa, nel incantevole Borgo Pianello, nasce San Gerardo Majella, un luogo che trasmette emozioni molto forti. Noi ci siamo entrati nell'attesa del passaggio della Via Lucis, che poi terminerà in Via Roma, per lo spettacolo di luci e suoni. Arrivederci in paradiso. Che attraversa le vie del Pianello, toccando di fatto la casa natia di San Gerardo Majella. Vedete il colpo d'occhio in queste fiaccole che rendono luminoso questo grande fiume umano che partecipa alla Via Lucis in questa sesta edizione della Notte della Luce. Continua dunque la processione, che terminerà in Via Roma, che si trasformerà in un teatro naturale per lo spettacolo Arrivederci in Paradiso, che vedrà la regia di Gian Piero Francese.
Pochi minuti all'inizio dello spettacolo di Luci e Suoni, arrivederci in Paradiso con la regia di Giampiero Francese in nostra compagnia. Ciao Giampiero. Ciao, buonasera. E allora, nel segno della continuità ma anche delle novità, perché questo spettacolo ogni anno presenta tanti accorgimenti importanti che emozionano in qualche modo il pubblico. Beh, il nostro obiettivo è proprio quello, cercare di emozionare raccontando una piccola storia, perché poi in effetti abbiamo poco tempo per questa installazione così complessa di luci e suoni, in cui c'è anche drammaturgia in quanto c'è musica e racconto. Quest'anno l'installazione è completamente rinnovata, tutta nuova, con nuova tecnologia, a mio avviso acquista ancora più sobrietà e poesia, e mi piace molto, credo che sia una delle più belle. E qual è il messaggio che si può lanciare attraverso questo spettacolo? La serenità, perché poi tutto sommato queste sono occasioni per pensare a noi stessi e cercare di trovare un minimo di serenità, visto che in questo momento è difficile un po' per tutti. Ecco, se dovessi fare una scala di quelli che poi sono i tuoi eccezionali lavori, che in qualche modo sono riconosciuti un po' ovunque, che posto daresti alla Notte della Luce? Quello più complesso, perché c'è un muro ampissimo, c'è una distanza alta e poi devo dire la verità, c'è anche un clima avverso che invece questa sera ci sta premiando, perché siamo stati ostinati, al sesto anno finalmente abbiamo avuto un'ottobrata fantastica e stasera è bellissimo. Come diceva il maestro De Filippo, la temperatura e a seggio sono due cose fondamentali prima di iniziare a raccontare una storia. Beh, almeno la temperatura c'è, speriamo di fare bene il nostro lavoro. Aggiungerei anche lo scenario. Beh, lo scenario è vero, perché c'è Muro Lucano, chi non la conosce e arriva qui per la prima volta resta a bocca aperta, perché è un posto inatteso, sorprende moltissimo. Poi perdersi nel borgo, attraversare i vicoli del Pianello, i luoghi del Santo, per chi vive con coinvolgimento emotivo la vita di San Gerardo, credo sia un'esperienza indimenticabile, molto bella. E allora, grazie a Giampiero Francese. Grazie a voi tutti, grazie a voi tutti. Con lui abbiamo anticipato quello che succederà a breve, avrete modo di godervi questo spettacolo e allora godetevelo pure. E allora, mancano pochi istanti all'inizio di questo spettacolo di Luci e Suoni, arrivederci in Paradiso. Alcuni particolari non assolutamente da sottovalutare: la vita di San Gerardo Maiella, una vita che finisce presto, prestissimo, il 16 ottobre del 1755. Allora questo evento, questo spettacolo vogliono proprio ripercorrere gli ultimi momenti di vita di San Gerardo Maiella, una devozione molto grande, profondissima da parte dei muresi, è testimoniata da questo scenario incantevole che è proprio al mio fianco, una tradizione che va avanti da anni, quella del cero alla vigilia tra il 15 e il 16 di ottobre. In quasi tutte le case muresi spicca questo cero, che è un simbolo di devozione nei confronti del santo patrono della Basilicata. Sono momenti davvero molto emozionanti, momenti che vivremo e continueremo a vivere, in particolare godendoci lo spettacolo. Arrivederci in Paradiso. Gerardo, sono un bambino di 8 anni, mi chiamo Lorenzo e ti scrivo per chiederti delle cose. Lo so che hai tanto lavoro lassù dove stai e so che ci sono tanti altri bambini che ti chiedono le cose, ma io non ti scrivo per me. Il mio amichetto del cuore, che si chiama Gerardo come te, dice che tu non avresti ascoltato, ma io sono sicuro che non è così. Gerardo è molto povero, come lo eri tu da bambino, e lui e la sua famiglia hanno bisogno di tante cose,
A scuola la maestra ci ha raccontato la tua storia e tutte le cose belle che hai fatto. E allora io ti chiedo di far trovare al papà di Gerardo un lavoro, così potrà comprarti qualche giocattolo. Adesso però devo dirti una cosa. Ho detto una piccola bugia. Non è vero che ti scrivo solo per Gerardo. Anch'io ho qualcosa da chiederti. Io sono solo un bambino e tante cose non le capisco. La televisione ci fa vedere cose belle, ma anche tante cose brutte. Io non capisco perché ci siano nel mondo tanti bambini che hanno fame. Se io fossi un santo come te, farei scendere dal cielo tanti panini col formaggio. A me piace quello con i buchi. E poi tante torte al cioccolato. E poi tanta panna che scende dal cielo come la neve. Se fossi un santo come te, toglierei dalle strade tutti i semafori e tutti i divieti. E farei tante strade piccole per andarci solo in bici. E poi farei costruire un parco giochi grandissimo, come una città, dove tutti i bambini di ogni razza possono giocare insieme quando vogliono e come vogliono. Se fossi un santo come te, farei scendere dal cielo una polverina magica per far scomparire la cattiveria e poi butterei sulla terra tanti semini per far nascere tanti fiori tutti colorati. Ti piacerebbe il mondo pieno di fiori colorati? A me sì. Tanto lo so che piacerebbe anche a te. A proposito di colori, mi piacerebbe che tutti i bambini nascessero con la pelle di tanti colori, così saremmo tutti diversi. Se fossi un santo come te, farei delle regole sui litigi, specialmente per i genitori. Si può litigare solo una volta al mese, per 5 minuti, e per tutto il resto del tempo volersi bene. Ma bene davvero, non come mia sorella che dice di volermi bene e poi mi tira i capelli. Ora ti devo lasciare perché mi scappa la pipì e devo lavarmi i dentini. Tu mi sono caduti e quando rido ho in bocca due piccole finestre. Io ti ho chiesto tante cose, ma volevo dirti che ora arriva l'inverno e lo so che farà freddo. Ma se tu hai bisogno di un giubbotto fammelo sapere e rubo uno a papà. E adesso ti chiedo l'ultima cosa. Vorrei che tutti i desideri della gente salissero in cielo e arrivassero da te. Stai attento però, scegli solo quelli buoni e butta via quelli cattivi. E tieni accesa per ognuno una stellina e falla scendere ad addormentarsi con noi per mandar via i brutti sogni. Mi raccomando, non ti dimenticare, eh? Io intanto ti mando questo desiderio che vola verso te e spero che ti arrivi presto. Ciao San Gerardo. Paese mio amatissimo, il mio tempo terreno sta per terminare.
quel filo sottile che mi lega ancora a te si fa sempre più debole. Ma lassù ritroverò la forza per continuare ad amare la tua bellezza, quella bellezza che ha accolto l'inizio del mio cammino su questa terra. Ritroverò la meraviglia di stupirmi dei tuoi vicoli che raccontano solitudini, ma anche incontri, amori promessi, passioni nascoste. Delle tue case che proteggono affetti e propiziano nascite e si arricchiscono di gioia. Delle tue chiese che benedicono quelle nascite e li accompagnano fino alla fine del viaggio. Vorrei inebriarmi di tutto ciò di cui il cielo è eternamente testimone. Quando il filo si spezzerà, io volerò via e non avrò paura. Sorella Morte verrà a prendermi dolcemente e due angeli mi accompagneranno e io sarò sereno e sorriderò a loro perché la mia sofferenza svanirà là dove mi aspetta colui che ho amato per tutta la vita. Mi resta poco ormai, ma prima di lasciarvi, voglio darvi la mia benedizione. Benedico le madri che danno alla luce i nostri figli. Benedico gli ammalati affinché tengano acceso il lume della speranza. Benedico i malvagi che vivono nell'oscurità affinché ritrovino il chiarore della bontà. Benedico gli ultimi perché i primi risplendano della loro umiltà. Benedico chi ha paura della morte perché in quel mare profondo troverà il faro della serenità. Benedico i bambini che illuminano il mondo coi loro sorrisi. Considerate lo Spirito Santo come unico consolatore e protettore della vostra vita. Dio vi offre sempre un'occasione favorevole ed è presente in tutto ciò che dite e fate. Io ho sempre cercato di fare la sua volontà. Ho camminato sott'acqua e sotto vento. Amate assai Dio, egli vi premierà come meritate. Risolvetevi a vivere e morire impastati di fede. Solo Dio può darvi la pace. Con tutte le forze io vi invito a correre nella sua immensità. Vi benedico tutti, io vi illuminerò. Arrivederci in paradiso. Via, qui ambulanti.
scripta eius, toto corde querum teum, qui non faciunt iniquitatem, sed ambulanti
saluto particolare alla corale, all'orchestra, a tutti voi. Grazie per essere qua con noi. E grazie all'amica mia, l'amica Giovanna, che conosco da sempre. Splendida, eccezionale. Grazie a voi per essere qua. E grazie anche a coloro che mano a mano, con l'influenza, con la forza di San Gerardo, mano a mano diventano sempre più buoni. Sono sicuro che anche i cattivi peggiori diventeranno buoni, perché questa è la vita. Così come non possiamo essere sicuri o non possiamo non sperare, guardando questi bambini seduti qua, e chissà che qualcuno di loro non diventerà santo e ci sarà un altro santo a volontà. La speranza è grande, ci vuole l'impegno, pensare bene, pensare a cose buone, non pensare mai a cose cattive, portano solo tristezza e portano distruzione, ma pace, sviluppo, amicizia, rapporti, vita serena non è poco, né l'invidia, né l'odio, né le guerre. Auguri a tutti voi e buonasera. Ok, farei ancora un applauso fortissimo sia al nostro sindaco e anche a Don Giustino, il sindaco di Bella e il sindaco, mi ricordi, di Ruoti. Un applauso fortissimo va a tutti loro. E adesso vedo che già ci ha già raggiunti qui sul palco l'artefice della meraviglia alla quale avete assistito. Lui è Giampiero Francese. Vorrei un applauso fortissimo. Lascerei a lui la parola per dire qualcosa, tutto ciò che desidera. Grazie, le parole non servono questa sera. Cerchiamo di andare avanti con il programma perché abbiamo l'orchestra Gaia che ci delizierà con un bellissimo repertorio. Siamo tutti in una fascia, posso fare il presentatore, di 30 minuti e in questi 30 minuti vedremo una piccola drammatizzazione dell'incontro di San Gerardo con sua sorella Brigida, un pezzo, uno stralcio del grande spettacolo dell'acqua, e poi alla fine lanceremo le nostre tradizionali lanterne del desiderio in cui ognuno di voi potrà dare un lanciare il proprio desiderio a San Gerardo. Lo faremo qui in questa piazza, c'è il nostro staff che insomma distribuirà queste lanterne luminose. Fatevi seguire chi non l'ha mai fatto e in qualche modo cerchiamo di farlo tutti insieme, perché se ci riusciamo diventa bellissimo. Perfetto, ringrazio Giampiero per avermi momentaneamente sostituita in questa splendida presentazione. Vorrei ricordarvi, dopo il lancio delle lanterne, quindi dopo aver espresso tutti i vostri desideri, e credo ce ne siano tantissimi, vorrei ricordarvi che ci sta la veglia di Don Giustino qui alla chiesa di Sant'Andrea. Dopodiché ci sarà una replica dello spettacolo meraviglioso di Giampiero Francese, quindi chi non ha potuto assistere lo potrà fare successivamente, chi ha già assistito e vuole deliziarsi nuovamente di questa meraviglia potrà farlo. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio nuovamente l'orchestra Gaia che ci delizierà ancora con 6 brani, il coro della regione Basilicata, ringrazio tutti voi per essere sempre così partecipi, sia il pubblico di Muro Lucano sia il pubblico dei paesi limitrofi che è sempre così entusiasta di assistere alle nostre serate, alle serate che si organizzano qui in questo meraviglioso paese. Vi ringrazio ancora, vi auguro una buona notte, auguro che tutti i desideri che possiate esprimere questa sera si realizzino. Ciao a tutti. Ecco, l'esibizione dell'orchestra Abaco continua questa notte di luci, suoni, teatro e danza in onore di San Gerardo Maiella. Siamo in piazza Don Minzoni, una piazza gremita, e sul palco un'orchestra di oltre 30 professionisti, una musica bellissima, e su queste note prosegue una notte che tanto è stata apprezzata dai presenti dopo lo spettacolo di luci e suoni Arrivederci in Paradiso.
Tutti si sono spostati qui in piazza per assistere ad alcuni spettacoli di drammatizzazione della vita di San Gerardo Majella. Ora l'orchestra e tra poco il lancio delle lanterne dei desideri. Sindaco, la via Lucis, lo spettacolo di Luce e Suoni, Arrivederci in Paradiso, il lancio delle lanterne dei desideri, qual è stato il momento che l'ha emozionata di più? Prima di dirti questa emozione, consentimi un saluto, un abbraccio forte a tutti i concittadini che sono fuori da Muro Lucano, all'estero, in tutte le parti del mondo, a tutti i lucani nel mondo. Ecco, dopodiché vi dico che questa è un'emozione che si ripete ad ogni manifestazione di questa, della notte della luce. È sempre sembra sempre un fatto nuovo, scusatemi il bisticcio, ma è un fatto nuovo. In ogni occasione che si ripete questa manifestazione è una nuova emozione, una cosa bellissima, una qualche cosa che non si può raccontare, non si può trasmettere attraverso le parole, bisogna viverla, bisogna essere qui, assistere alla manifestazione della luce e suoni, della notte della luce,
per capire, rendersi conto che cosa bella, meravigliosa, grandissima che è questa manifestazione. Sindaco, che significato ha o dovrebbe avere per i suoi concittadini questo evento che ormai è alla sesta edizione, non è cosa da poco? Ma io credo che alla sesta edizione è ancora poco, pur prendendo atto che in anno cresce, la gente ce n'è di più, c'è di più gente fuori da Muro Lucano, incomincia ad essere più gente interregionale dalle altre regioni, credo che io non posso fare di più. Dopo essermi inventato questa manifestazione meravigliosa, la notte della luce, adesso tutto dipende da tutti i cittadini di Muro Lucano. Loro sono gli attori adesso, sono loro che devono essere sempre più numerosi, sono loro che devono dare il loro contributo di supporto, ma non economico, non vi spaventate, un contributo di solidarietà, di presenza, di essere i muresi ambasciatori nel mondo, nella regione, nelle altre regioni di questa grande manifestazione. Grazie Sindaco. Grazie a voi e rinnovo i saluti a tutti.